Bentrovati, bentrovati al nostro Aperi News, il nostro aperitivo prima dell'ETG che fra pochissimo vedrete in onda, in cui parleremo anche degli arresti effettuati a Catania ai danni di alcuni giovanissimi che effettuavano risse all'interno delle discoteche. Questa è una delle notizie principali, ma poi anche tanti tanti altri argomenti. Oggi venerdì dedichiamo questo nostro Aperi News allo sport e in particolare al calcio, perché vi devo dire la verità, avevo un po' di nostalgia di bloccarlo e di dirgli concludi, 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 e quindi abbiamo, diciamo, fatto e creato una sorta di revival, come si dice, di Futura Gol, e qui con me c'è l'avvocato Giuseppe Rapisarda. Ciao Giuseppe. Buongiorno Alessandro. Ed è con me non solo perché ho voglia di dirgli concludi, lo faccio anche al telefono quando ci sentiamo, lo possiamo Confermo. svelare serenamente, ma voglio con lui in questo venerdì commentare un po' quanto è successo in casa Catania negli ultimi giorni. L'abbiamo seguita, la sapete, tutta la stagione rosso-azzurra, e all'interno dei nostri notiziari vi stiamo raccontando quello che sta succedendo, la preparazione fondamentalmente a quello che sarà il ritiro della formazione rossoazzurra ad Assisi. Ma le prime mosse sono state l'ingaggio di un direttore sportivo, Daniele Fagiano, e poi, dopo qualche giorno, l'ingaggio del nuovo allenatore Mimmo Toscano. E quindi era giusto fermarsi un attimino con Giuseppe Rapisarda e provare a commentare quello che la società sta facendo. Partiamo, io direi, per in ordine cronologico, Giuseppe, dal direttore sportivo. Daniele Fagiano, nome molto importante, allievo prediletto, questo lo possiamo dire, di Giorgio Perinetti, un uomo che ha fatto anche la Serie A e che riparte da Catania con grandi ambizioni. Fagiano è un'ottima scelta, almeno sulla carta, anzi è la migliore scelta possibile in Serie C. Un uomo che abbina un carattere necessario in una piazza come Catania, è strutturato come professionista, è competente ed è anche affamato di ribadire il fatto che lui poi, insieme a Catania con la Serie C, non c'entra nulla, e quindi la fame di risalire di Fagiano si sposa perfettamente con la fame di ascesa della società guidata da Pellegrini e da Grella. E l'ingaggio del direttore sportivo va a colmare, diciamo, una casella e a riempire una casella che, e lo abbiamo detto per buona parte della passata stagione, era vuota, era quella, diciamo, lasciata da Antonello Laneri. Inizialmente si era pensato forse che il Catania potesse anche farne a meno, poi per stessa ammissione dei dirigenti si è compreso che andava comunque preso un direttore sportivo, e non è solo un direttore sportivo Daniele Fagiano, lo Certo, possiamo dire, perché Daniele assolutamente. Fagiano è una persona che negli anni ha rivestito anche il ruolo di amministratore delegato e così via. In questo momento c'è Vincenzo Grella e nessuno da lì lo tocca, però è un aiuto importante, questo sì. È importante e necessario. È anche vero, facendo un brevissimo passo indietro, che la società a gennaio, insomma in tema di mercato di gennaio, ha ritenuto, poi a posteriori abbiamo visto che la ciambella non è riuscita col buco, di poter fare a meno episodicamente in quel momento, in quel contesto, del direttore sportivo. Ma dobbiamo però ribadire il fatto che Vincenzo Grella non ha mai disconosciuto l'importanza del ruolo e della figura del direttore sportivo all'interno di una società, e finito il campionato ha preso quello, cioè è stato acquisito al Catania, ripeto, sulla carta il miglior direttore sportivo possibile, anche atteso il fatto che, ripeto, Fagiano, hai ben detto te, insomma, non fa soltanto, non è il direttore sportivo qualunque, è un uomo società, è un uomo che sa fare filtro da protezione della squadra, è un uomo che sa fare da collegamento tra la squadra e la società, Sì. ed è un uomo abituato a trattare tematiche di mercato molto complicate come sono quelle della Serie C. Quindi sono stati creati i presupposti in premessa per fare bene, Alessandro. Sì, e poi non solo, vorrei sottolineare una cosa, non sto qui ovviamente a fare l'elogio del vicepresidente amministratore delegato del Catania, ma io credo che chi nella vita ha il coraggio invece di accentrare, di demandare, secondo me a questa persona vanno fatti dei complimenti, perché non è sempre facile. È più facile accentrare tutte le cariche,
e tutti i poteri. Invece chi riesce a dividerli, secondo me, sono delle persone che hanno grande umiltà e che secondo me sono persone a cui vanno fatti i complimenti. Ma questo è un mio parere personale, non so se sei d'accordo. Certo che sono d'accordo, ma questo avviene in qualunque campo di attività di impresa, in qualunque strutturazione graduale di azienda, tra l'altro di neoformazione come quella del Catania Football Club. Io ritengo che abbia fatto tesoro inevitabilmente di quelli che sono stati passaggi anche a vuoto, tra l'altro ampiamente ammessi compiuti nella scorsa stagione. Per quanto lo ribadiamo, Toscano lo ha detto Alessandro, la scorsa stagione in campionato del Catania è stata negativa, però è anche vero che riconosciamo il fatto che è stato portato a casa il primo trofeo nazionale. Sì, e l'ho detto Giuseppe, scusa se ti interrompo, prego. L'ho detto anche Pellegra nelle interviste che ha rilasciato alla stampa subito dopo la presentazione di Toscano, ora arriviamo anche a Toscano, e ha detto comunque, se la analizziamo, non è stata una stagione così tanto negativa, nel senso che siamo andati avanti nei playoff, il Catania si è fermato con l'Avellino, abbiamo vinto un trofeo, cosa che non era mai successo nella storia del Catania, abbiamo partecipato comunque ai playoff come fossimo arrivati terzi, anche se poi così non è stato, e lo hai pagato, perché con l'Avellino hai pagato, perché è finita pari con l'Avellino, e quindi hai pagato la posizione in classifica, certo. Però non è certamente una stagione da buttare, almeno a detta del presidente. No, volevo tornare, scusami, sì, Giuseppe, sì, prego. Su quanto stavamo dicendo, su Vincenzo Grella, perché io gli avevo fatto questa domanda durante la presentazione di Fagiano e lui non aveva proprio risposto. Poi ha risposto in realtà alla mia domanda sull'esperienza acquisita in questa stagione nella presentazione di Toscano, dicendo che nella stagione che è appena passata è come se avesse fatto 10 anni in sostanza di esperienza al Catania, e questo è molto importante, credo, anche da parte di Grella, questa ammissione di colpa e questo ammettere di aver acquisito tanta esperienza, che poi ti permette, tornando al discorso di prima, di affidare dei compiti ad altre persone. Certo, è anche vero che ha acquisito un pochino di malizia, lo abbiamo visto nella più che opportuna intervista data prima ancora. Faccio un brevissimo passo indietro, Alessandro, quando non era stato ancora reso ufficiale Toscano, proprio attraverso i microfoni di Futura, attraverso le tue domande, ha ritenuto di mettere un pochino di pressione alla trattativa con Toscano, che magari aveva segnato dei piccoli passaggi a vuoto, almeno dal punto di vista temporale, dicendo: ma noi abbiamo le opzioni BC. Sì. Allora, prima cosa, molto opportunamente ha utilizzato il microfono di un emittente seguita come la nostra, proprio per dire: ma noi ci siamo, Toscano è la nostra scelta, ma non saremmo impreparati se continuiamo a perdere tempo. Quindi non so se poi è stata determinante quell'intervista, ma insomma, che ha avuto, vi ringrazio, veramente tante visualizzazioni. Abbiamo io la sottolineo con positività, magari, anzi sicuramente arrivata anche a Toscano, non lo so se poi è stata determinante per la scelta. Però è importante un indice, proprio tu parlavi di esperienza, Alessandro, io a quello mi ricollego, dimostra, voglio dire, di aver acquisito anche quella malizia necessaria nel mondo del calcio, dei dirigenti italiani, per lanciare attraverso Futura un segnale chiaro, tra l'altro trasparente. Sì. E univoco, cioè il Catania c'era su Toscano, ma non si poteva, voglio dire, far passare ancora chissà quanto tempo. Infatti, e infatti poi è arrivato, no? E concludo il discorso dell'esperienza di Grella. In quella battuta ha aggiunto: l'anno scorso, la passata stagione, mi sono preso tutte le responsabilità, forse ancora di più rispetto a quelle che erano concretamente le mie. Detto questo, si arriva a Toscano, perché la chiacchierata è bella con Giuseppe, e poi il tempo passa. Preso Fagiano, scelta di Toscano, abbiamo capito che la trattativa non è stata facile, anche se Toscano ha detto che dal primo momento, sono cose che si dicono, ha sposato e amato l'idea di venire al Catania, che non è una questione economica quando tu scendi dalla Serie B alla Serie C. Ma non lo era con Catania, Alessandro, probabilmente lo era col Cesena. Non è solo una questione economica, e
fatto sta che però è stato preso un direttore sportivo di altissimo livello e l'allenatore che è mister promozione, lo chiamano il cannibale addirittura. Toscano è il, voglio dire, sono, la matematica non è un'opinione, è l'allenatore più vincente degli ultimi anni, dell'ultimo lustro in Serie C. Quindi sulla carta anche lì non si discute, è stata fatta la migliore scelta possibile. E vedi Alessandro, io ho scritto, lo ribadisco attraverso gli schermi di Futura, che le immissioni nei ruoli di direttore sportivo e di allenatore dei signori Fagiano e Toscano valgono più di qualunque conferenza stampa, con tutto sì. Il rispetto, voglio dire, per questo rituale. Nel senso che questo è un proclama di intenti. La società cercherà in tutti i modi possibili, poi sappiamo che non è scontato, ma la società metterà tutti gli strumenti e i suoi mezzi per andare in Serie B. Questo vale più di qualunque, diciamo, proclama. Tu più dici di che non c'è neanche bisogno di annunciarlo, che è l'obiettivo. Questi nomi fanno sì che l'obiettivo sia quello. Questi nomi sono in ripsa, cioè nel fatto stesso che noi iniziamo la stagione, ovviamente poi occorrerà costruire intorno una squadra, certo, costruire intorno un ambiente. Però ci sono già vincente. Dei segnali positivi. Dico, noi abbiamo cominciato la scorsa stagione di Futura Gol con delle critiche importanti, sì, e poi si è concretizzato purtroppo, lo dico, tutto quello che noi dicevamo. Quest'anno io credo che i tasselli le premesse siano, sono antitetiche. Le premesse sono ottime. C'è un direttore sportivo di altissimo livello, un ottimo allenatore, la scelta del ritiro, di svolgere il ritiro fuori ad Assisi, quindi di allontanarsi dalla città, dalla pressione. Ma siamo anche nel centro Italia, puoi organizzare le amichevoli. Sì, puoi organizzare delle amichevoli importanti, cosa che l'anno scorso non è stata fatta completamente. Quindi quando, ora vedremo che squadra verrà costruita, ovvio. Immagino che verrà costruita una squadra di altissimo livello. Quando cominceremo la nuova stagione non ci potranno essere delle critiche a priori, che poi non erano non giustificate, no, erano delle critiche giustificate. Poi è il campo, sì, Alessandro, ovvio, poi è il campo, ovvio. La palla è tonda e può succedere di tutto, ma di sicuro non è ascrivibile a Grella la mancata volontà, anzi tutt'altro, di portare il Catania in Serie B, cosa che lui assolutamente con ostinata determinazione vuole, e io credo col concorso positivo, critico, ma quando la critica è da pungolo è sempre positiva, quando non è fine a se stessa non serve a niente. Io credo che tutti insieme possiamo accompagnare questo progetto con attenzione e vigilando, ma le premesse ci sono tutte, sì, sono d'accordo con te. Rispetto alla passata stagione, nel senso che si sono evitati gli errori che sono stati fatti nella passata stagione. È stato preso in maniera chiara un dirigente, certo, importante, un allenatore importante. Non me ne voglia il signor bravissimo Tabbiani, ma Toscano ha una portata completamente diversa. Toscano è un discorso, voglio andare in Serie B. Voglio andare in Serie B. Voglio provare ad andarci. Non davvero. È detto, l'abbiamo visto negli altri, certo, negli anni precedenti, che la squadra più forte, la squadra costruita meglio riesca a vincere il campionato. Però le basi ci sono, e credo che quella del ritiro, so che tu la pensi come me, sia qualcosa di assolutamente fondamentale, proprio per fare in modo che questa squadra possa preparare la stagione lontano dall'ambiente Catania, che preme, di che ne dica Toscano, che mi ha contraddetto su questo. Ma conoscerà Catania. Catania pressa, e come. Giuseppe, grazie. Grazie a te, Alessandro. Il tempo a nostra disposizione, grazie a Giuseppe Rapisarda, con cui ci incontreremo nelle prossime settimane per commentare anche la campagna acquisti e il mercato del Catania. Datemi un po' di tempo, mi metto qualche minuto, mi metto la giacca e poi ci ritroviamo per il nostro telegiornale. A fra poco.